Quasi un secolo vissuto in modo trasversale, o meglio, vissuto d'anticipo. Le pubbliche relazioni, la TV, i giornali per i piccoli, la comunicazione sportiva. La preghiera di oggi che deve un gran contributo dal CEO Moretti, scomparso ad Ancona a 91 anni, capace in tempi inimmaginabili di capire che cosa sarebbe stato. ETV gli dedica uno speciale tratto da un'intervista rilasciata a Maurizio Socci per Punti di Vista, dopo il libro Biografia di Giancarlo Trapanese, quella volta che, seguendo la campagna elettorale di Nixon, si prese la briga di riabilitare l'immagine del presidente arrogante, spostando le sedie in occasione di una conferenza stampa. E allora lui ha dovuto adagiarsi e parlare con voce normale, voce da conversazione di salotto. Il giorno dopo ho capito che avevamo vinto la elezione perché suadente, persuasivo, argomentativo. O ancora, manager sportivo di campioni come Coppi, rimasto all'epoca senza squadra. Incontrammo sempre al ristorante il giorno dopo Fausto Fausto, Coppi. mi piacque molto perché era di una semplicità incredibile, poi spiritoso, eccetera, eccetera. E in un'ora organizzai la squadra che si chiamò Tricofilina Coppi. Dunque allenatore dell'Ancona, traghettata in B dopo uno spareggio a Bologna con la Biellese, con il primo tempo chiuso in svantaggio sull'1-0. Il Corriere Adriatico fece un grande articolo dicendo: Moretti alza prima un dito, poi quattro e la squadra ha vinto. A piena pagina. Allora, quattro, uno, quattro. Dopo 5 minuti, quando abbiamo segnato il gol del pareggio, la gente non gridava due, ma gridava quattro. E Perché ne abbiamo volevano vinto 4 a quattro. 2. Quindi la TV fondò Telemilano, che poi vendette ad un certo Silvio Berlusconi. Boccagatto dice: ne parliamo con Silvio Berlusconi, che è un giovane intelligente, eccetera. Infatti nacque per Berlusconi la scintilla. Le parole finali sono un testamento sempre attuale. Questa è sempre stata la spinta. Mai fare delle cose inutili, mai fare spendere soldi a vuoto, mai copiare una cosa da altri.